Siamo a Palermo, nella piazza nel cuore della città, nel centro storico, a due passi dal nuovo museo e alle gallerie d'arte moderna. Questo monumento al centro della piazza è dedicato alla rivoluzione del 12 gennaio 1848. Questo è il genio di Palermo. Questo monumento fu nascosto dai Borboni e poi venne ripristinato il 27 maggio 1860 su una nuova base, perché era stato nascosto perché terrorizzava ovviamente il Borbone. 27 maggio 1860. Questo marmo, simbolo temuto di libertà, sottratto agli occhi del popolo, dall'inquieta tirannide, il popolo vincitore ripose nel 1860. Qui di fronte a noi siamo di fronte a un edificio da poco restaurato. C'è una lapide: fiero sostenitore della sfida memoranda, a giorno fisso lanciato dal popolo siciliano al suo feroce tiranno in questa casa il 12 gennaio 1848, il comitato provvisorio sedeva questa lapide nel 33° anniversario della società dei superstiti del 1848 pose. Campeggiano due bandiere della Sicilia molto grandi sul prospetto di questo edificio, il quartiere. Queste due bandiere ricordano la rivoluzione del 1848, del 12 gennaio 1848, la prima rivoluzione europea che portò la Sicilia alla indipendenza, con la formulazione della dichiarazione della Costituzione del 1848. 48. E questa è l'altra lapide: la città di Palermo, festeggiante il 50° anniversario del 12 gennaio 1848, ricorda i nomi gloriosi dei magnanimi pochi che dentro a questa casa composero il primo comitato ispiratore di gesta stupende da oscurare gli esempi antichi. Giuseppe Oddo, Andrea Bivona, Giuseppe Lamassa, Tommaso Santoro, Antonio Iacona, Salvatore Porcelli, Sebastiano Cortegiani, Damiano Logascio, Ascanio Enea, Mario Palizzolo, Pietro Amodei, Pasquale Miloro, Pasquale Bruno, Giovanni Battista Ciancio, Gaetano Ciancio, Francesco Paolo Ciancio, Rosario Bagnasco, Leonardo De Carlo, Giacinto Carini, Giovanni Carini, Francesco Burgio di Villanova, Andrea Dondes, Agate Dondes, Enrico Fardella, Giovanni Faia, Rosolino Filo di Capace. Qui di fronte a noi il restaurato palazzo che ricorda la famosa famiglia che costruì l'edificio. E ora adesso ospita il Museo delle Armi. Si accede da questo portone gigantesco. Palazzo Aiutami Cristo. Leggiamo la lapide che c'è sul muro: dopo la vittoria di Tunisi, venuto a trionfare in Palermo, l'imperatore Carlo V d'Austria abitò questo palazzo nel 1535. Qui siamo nel cuore dell'antica Palermo. Dove si possono scorgere su tutti i muri lapidi storiche che ricordano i fatti del 1848, del 12 gennaio 1848, quando a Palermo, sull'esempio di quello che aveva fatto Mazzini il 1° settembre del 1947, dichiara guerra
ai Borboni, addirittura attaccando un manifesto sui muri di Palermo, indicando ai cittadini che il 12 di gennaio del 1848 si sarebbe scatenata la rivoluzione. Su questo prospetto un'altra lapide, Francesco Burgio di Villa Fiorita e Giuseppe Burgio Naselli di Aragona, che la vita e la giovinezza consacrarono alle sorti della patria siciliana. In questa vita, in questa dimora, accoglievano Rosolino Pilo, Emerico Amari, Vincenzo di Torre Arsa e tutti i maggiori cospiratori siciliani che con fede e ardimento qui prepararono in notturne vigilie la gloriosa e gloriosa gesta del 12 gennaio 1848, nel centesimo anniversario il comune di Palermo. Un'altra lapide qua ricorda invece la spedizione Medici. Un altro edificio recentemente restaurato, come diversi altri edifici qua nel centro storico di Palermo, che per buona parte è ancora degradato.